Sì. Una boccata d'aria, ho trovato che abbia un equilibrio perfetto tra la comicità ma anche il racconto di una famiglia che esiste, cioè è realistico quello che vediamo. E allora io volevo sapere, nello scriverlo, visto che qua ci sono due degli sceneggiatori, come avete lavorato per trovarlo questo equilibrio? Come avete lavorato per trovarlo questo equilibrio? Chi vuole parlare? Guarda, io comincio poi magari faccio chiudere ad Alessio. Chiaramente si vuole raccontare una storia, quindi si parte da zero sostanzialmente, però si parte da zero con delle cose che già c'hai, per cui magari come nella vita io ho due figli grandi come nel film, eccetera eccetera, e alcune cose lette, inventate, che ti portano comunque a raccontare una storia particolare. E credo che è chiaro che ognuno ha messo il suo, Valerio ha messo il suo, Morgan ha messo il suo, e adesso passo la parola a lei, Alessia ha messo il suo. A parte che questa domanda è uno dei più grandi complimenti che tu potessi fare al film, quindi veramente grazie. Io penso che abbiamo attinto soprattutto dall'esperienza personale di Aldo e di Valerio Bariletti, che è l'altro sceneggiatore, che sono entrambi padri, e poi di tutti e quattro, anche io e Morgan Bertacca, per quanto riguarda l'essere figli, perché poi secondo me le dinamiche di questa famiglia sono dinamiche comunque in cui ci si può rivedere, ci si possono rivedere in molte persone, e in particolare questa dinamica magica che è quella di notare gli errori che fa il tuo genitore e dire a te stesso: quando sarò padre io non li farò, e da un lato te ne distanzi e dall'altro incredibilmente li fai uguali. E quindi se il risultato è che la famiglia sembra vera, oltre ai meriti del cast, oltre al fatto che tra di loro hanno legato e quindi sono riusciti a restituire un'immagine abbastanza verosimile di una famiglia, c'è stato anche il fatto che abbiamo molto attinto dall'esperienza di ognuno di noi. Infatti la famiglia, come ha detto Aldo, rispecchia vagamente anche la sua. Questo è un film che parla anche di sogni dei figli e aspettative dei genitori. Allora volevo sapere se anche voi vi siete ritrovati un po' come il personaggio di Enzo a dover combattere per realizzare i vostri da adolescenti. Rifà la domanda. Vi siete dovuti anche voi mettere un po'... E Enzo chi è? Davide Calgaro. Ah, giusto. De basi proprio, ma sto film, ma io lo chiamo Davide, mi sono già dimenticato che mi è arrivato Davide, mi aspettavo Davide, ha detto Enzo. Ma sto film, ma di chi è? Ma chi c'è sto film? Ah, no, il film nostro, vai, sì. Per esempio non mi ricordavo neanche che mi chiamavo Salvo. Vabbè, allora aspetta, vende la notte, tu i grilli, e che mi hai chiesto, scusami? Se anche voi da ragazzi avete dovuto combattere per realizzare i vostri. Certo, assolutamente, sì, io sono andata via del paese in cui ritornerò invece in vecchiaia, per cercare di fare l'attrice. Sono scesa a Roma, sono nata in provincia di Roma, sono andata a vivere a Roma per cercare di realizzare questo sogno di fare l'attrice, assolutamente, ho lottato con le unghie e con i denti. E eccomi qua. Io ho una storia atipica, devo dire, perché io fin da piccolo sono sempre stato appassionato di matematica e penso che di avere un talento per i numeri. E invece mio padre, che anche lui ha fatto una professione tecnica, secondo me ha proiettato su di me le sue aspirazioni artistiche. E quindi mi ha indirizzato lui in questo senso. C'erano delle volte che io magari volevo mollare e lui mi ha incoraggiato. Quindi è una storia totalmente ribaltata rispetto alla classica storia, no? Cioè, ho il padre che voleva che facessi l'artista. Immagino che ve l'abbiano già chiesto, ma c'è una sequenza meravigliosa in cui Aldo è il protagonista di un videoclip neomelodico. Quindi io vi devo domandare quanto vi siete divertiti a girarlo, ma poi anche a rivederlo. Il primo giorno abbiamo fatto il videoclip e ci siamo divertiti, sono partiti subito alla grande. Tanto che io ho detto: ma cazzo, questo videoclip mettetelo per intero nei titoli di coda. Che bello, sai, non mi ricordo come fa la canzone, c'è un attimo vuoto, me l'accendi per favore? Vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo, grazie.